Io dovrei parlare di dignità e cercherò di declinarla secondo quella che è la mia esperienza. Oggi ovviamente si parla molto di Repubblica, di Costituzione, degli articoli, perché è stato menzionato l'articolo sulla che fa riferimento alla dignità, l'articolo 30 si ribadisce che tutti hanno pari dignità, sono uguali davanti alla legge e così via. Io vorrei prendere questo termine in particolare, cioè quello della dignità, e declinarlo secondo quella che è la prospettiva del mio lavoro. Io faccio il medico legale in università e quindi mi occupo di tematiche scientifiche. Il mio lavoro è un lavoro scientifico che ha come, diciamo così, obiettivo quello di valutare i segni di violenza. Di crimine a volte, ma soprattutto di violenza sul corpo, che può essere il corpo di un vivo o può essere il corpo di un morto, e spesso anche di restituire un'identità. Diciamo che questa prospettiva scientifica, tecnica, mi permette di ogni tanto entrare o vedere un po' più da lontano questi scenari giuridici o sociali in cui si parla e in cui si ha a che fare con la dignità, la giustizia, l'uguaglianza. E più delle volte quando interveniamo noi come medici legali vuol dire che c'è stata qualche rottura del rispetto di queste regole, no? Quindi del rispetto della dignità, del rispetto della giustizia, del rispetto dell'uguaglianza. E quindi entriamo noi, quindi dalla sala autoptica a un ambulatorio dove si visita un maltrattato, ai laboratori in cui ci diamo da fare per cercare di ricostruire identità e crimine, ecco, si ha una prospettiva un po' particolare sulla vita. E quindi quello che volevo fare oggi, quando appunto mi è stato menzionato che potevo parlare del concetto di dignità, mi è venuto di parlare della dignità dei morti, che però è strettamente legata alla dignità dei vivi. Dunque, io ho cercato diverse definizioni perché è un termine che utilizziamo abbastanza liberamente, abbastanza inconsapevolmente, quello di dignità. Ed è un termine che nella mia professione ho incontrato molto spesso, soprattutto con colleghi che lavorano in ambito umanitario, quindi che fanno i medici legali in ambito umanitario e che hanno a che fare con il diritto umanitario internazionale, il diritto umanitario dei diritti umani, scusate, il diritto internazionale dei diritti umani. Non sono una giurista, però riconosco questo linguaggio e riconosco il fatto che la dignità dei morti è qualcosa che spesso viene menzionata. E la definizione del termine dignità che ho trovato è stata quella che mi è piaciuta di più, è la seguente, anche perché è la più semplice, che definisce la dignità appunto come il valore intrinseco dell'esistenza umana che ogni uomo, in quanto persona, è consapevole di rappresentare nei propri principi morali, nella necessità di liberamente mantenerli per se stesso e per gli altri e di tutelarli nei confronti di chi non li rispetta. Ecco, questo ha risuonato in me abbastanza, soprattutto per il lavoro che faccio, perché a questo punto allora restituire dignità o trattare con dignità vuol dire tutelare il valore intrinseco di quell'esistenza umana. Ed è proprio per questo che i morti, chi non c'è più, vanno trattati con dignità, proprio perché bisogna tutelare e riconoscere il valore di quell'esistenza anche se non c'è più. Questo è strettissimamente legato alla dignità dei vivi, cioè di chi sta dietro quei morti, quindi di un padre, di una madre, di un figlio, e tutti hanno il diritto alla stessa dignità. E allora com'è che si può tutelare questa dignità dei morti? E qui entriamo appunto nel vivo del problema, passatemi il termine, che è proprio attraverso il riconoscimento. Cioè la dignità dei morti e dei vivi che stanno dietro questi morti si tutela soprattutto
riconoscendoli, ma riconoscendo non soltanto l'identità di questi morti, cosa che adesso nella quale ci addentreremo brevissimamente, ma riconoscendo anche la loro storia. Cioè, il mio lavoro ha a che fare con capire se una persona ha subito violenza, se è stata torturata, e quindi anche questa è restituire dignità, cioè riconoscere che cosa è successo. Ed è anche restituire dignità ai parenti di questi morti, perché, come ricordano molti articoli dei diritti internazionali umanitari, è fondamentale il diritto alla verità dei parenti di chi è scomparso e che magari è morto di morte violenta. Quindi, non soltanto, è importante identificarli, ma anche riconoscere loro la loro storia, seppur una storia di vittime di violenza. Ma soprattutto, e qui, mi riallaccio con quello che è un po' il leitmotiv degli ultimi anni del lavoro del mio dipartimento universitario, mi riallaccio al tema dell'importanza di riconoscere, proprio per restituire dignità, il nome e il cognome di un morto, cioè la sua vera identità. Allora, che cosa vuol dire restituire l'identità a un morto? Qualche cosa che noi diamo estremamente per scontato, perché pensiamo che sia qualcosa di automatico. E quando capita che ci sia un disastro e quando capita che magari vengano ritrovati resti umani, venga ritrovato un cadavere senza un nome, che bene o male attraverso il DNA, attraverso la tecnologia si possa restituire. Non è così semplice, tant'è che a livello domestico, ancora prima di parlare di migranti, a livello domestico ci sono, diciamo, in Francia ogni anno 2.000 persone che vengono sepolte senza identità. In Italia sappiamo che abbiamo comunque della punta dell'iceberg 2.000 cadaveri senza identità sepolti nei nostri cimiteri e con il fenomeno migratorio è aumentato di gran lunga la problematica. Ora, questo che cosa significa? Questo significa sicuramente che chi sta cercando il suo scomparso, perché dietro ogni morto senza un nome c'è una persona che lo sta cercando come scomparso, quella persona non riuscirà ad iniziare un lutto, entrerà in quello che viene chiamata la perdita ambigua e quindi a un certo punto potrà andare anche incontro ulteriore perdita di dignità, perdita di salute mentale, perché sappiamo che non sapere se tuo figlio o tuo fratello, il tuo compagno è vivo o morto, porta delle patologie effettivamente molto, molto gravi e quindi si tratta anche di una questione di tutela della salute. In Italia, l'Italia ha un formidabile ufficio di governo, che è l'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, che si occupa di cercare di collegare gli scomparsi ai cadaveri trovati senza identità, per risolvere questa tematica, per restituire dignità non soltanto ai morti, ma ai vivi che li cercano. Ma la strada è ancora molta da fare, perché è un ufficio che tra l'altro che andrebbe molto potenziato, ed è l'ufficio che ha iniziato anche insieme a diverse università italiane, la Marina Militare e Vigili del Fuoco, ad effettuare, a tentare di restituire questa stessa dignità, perché il diritto a questa dignità è di tutti, in pari modo, lo stesso modo, di restituire questa stessa dignità ai migranti morti in mare. Noi sappiamo che negli ultimi 10 anni sono più di 33.000, anche qui stiamo guardando la punta dell'iceberg, di persone che muoiono in mare, che sono morte in mare, che sono state sepolte senza un nome. Anche queste hanno figli, madri che li cercano. Lo sappiamo perché nelle attività che abbiamo fatto, di tentare di contattare i parenti di questi morti, sappiamo benissimo che sono centinaia le famiglie in Senegal, in Mali, in Mauritania, che stanno cercando i loro morti. E quindi è fondamentale riuscire a riconoscere che questo diritto alla dignità spetta a tutti, dare un'identità ai propri morti, spetta a noi quando c'è un disastro di massa che coinvolge i nostri cari e spetta anche a chi viene da altrove. Concludo dicendo che sicuramente l'esperienza più grossa che abbiamo vissuto come università insieme all'ufficio del commissario straordinario della Marina Militare è stata quella del disastro del 18 aprile 2015, dove su un peschereccio che doveva portare solo 30 persone sono morte 1.000 persone, giovani uomini e adolescenti tra i 14 e i 17 anni. Questi adolescenti, quando li abbiamo tirati fuori dallo scafo,
erano stratificati, 5 per metro quadro uno sopra l'altro, e addirittura coricati nelle sentine, nello spazio più basso e più angusto della nave. E a proposito di dignità, mi chiedo se questa è dignità, o se è dignità quella delle madri che cercano i propri figli, cercano di capire se sono vivi o morti, di sapere dove sono i loro corpi, se il restare indifferenti di fronte a questa richiesta di aiuto e restituire la dignità e trattare con dignità. Quindi il messaggio è proprio quello che i morti hanno una loro dignità che va riconosciuta indipendentemente dal gruppo, dalla religione e da tutt'altro, anche perché la dignità che si deve ai morti è quella che si deve a chi li cerca.